Sì, la quarta stagione della Fazioli Concert Hall parte il 19 novembre con un concerto che è un concerto di messaggio in più sensi. Innanzitutto si apre con il pianoforte, non poteva che essere così visto che la rassegna della Fazioli Concert Hall da sempre, fin dalla nascita, comunque è incentrata sul pianoforte, anche sotto diversi punti di vista, ma sicuramente il recital solistico ha sempre avuto un ruolo nell'ambito del nostro cartellone di particolare rilievo. Quindi apriamo con un grande concerto solistico, con un grande interprete, perché avremo Maurizio Baglini, che al momento è un pianista che rappresenta l'Italia a livello internazionale e tra i pianisti della sua generazione, sicuramente tra i personaggi di spicco. E apriamo con un repertorio di grandissimo, enorme respiro, un monumento non solo della storia della musica, ma nella storia di tutte le arti, perché il suo messaggio è universale. La nona sinfonia di Beethoven sicuramente ha un significato che non è relegato alla sola storia della musica, ma il cui messaggio si amplia e va veramente a tutto tondo. Il messaggio di pace, il messaggio universale di fratellanza tra le popolazioni è qualcosa di sempre attuale e di sempre bellissimo che raggiunge qualsiasi tipo di ascoltatore. Per cui è un concerto aperto veramente non solo agli operatori del settore, non solo agli ascoltatori più raffinati, ma anche all'ascoltatore più ingenuo e quello che vuole riascoltare un brano estremamente famoso, ma che in questa occasione viene presentato in una veste particolare, che è quella della trascrizione per pianoforte solo ad opera di Franz Liszt, quindi una grande trascrizione d'arte, dove il trascrittore si comportò con un'umiltà veramente degna di nota rispetto al monumento beethoveniano, quasi a rendere veramente un segno di omaggio, un segno di una dedica di grandissimo, fatta con grandissimo amore, una sorta quasi con un amore religioso potremmo dire, e che rappresenta dal punto di vista pianistico una partitura estremamente interessante e di incredibile difficoltà. Quindi un grande concerto da non perdere.